Il Caproni democratizza i voli a lungo raggio. In che modo il gruppo Caproni è riuscito a influenzare l'aviazione moderna? Innanzitutto è importante capire che il gruppo Caproni è un genio in questo campo. Il suo fondatore, Giovanni Caproni, infatti, è un rinomato ingegnere. Molto rapidamente si affermò con il suo talento, in particolare durante la Prima Guerra Mondiale. Inoltre, molti modelli Caproni fanno la storia. E durante i suoi anni di gloria, il gruppo Caproni ha vissuto anche alcuni momenti salienti. Sfortunatamente questa grandiosa industria finì rapidamente, lasciando all'aviazione di oggi solo un prezioso ricordo. In che modo la Caproni ha democratizzato i voli a lungo raggio? Prima di iniziare a parlare dei modelli Caproni è importante fare un excursus sulla storia del gruppo stesso. Questo gruppo industriale italiano è stato fondato da Giovanni Battista Caproni, che ha sviluppato l'attività tra il 1908 e il 1945. Si dedica principalmente al settore dell'aviazione. Giovanni Battista Caproni fu un famoso progettista di aerei, cosa che gli permise di fondare l'azienda produttrice di aerei Caproni. Nel 1906 conseguì il dottorato in ingegneria elettrica, poi il diploma in ingegneria civile. Ha anche seguito corsi di costruzione di aerei. Fu a Taliedo, in Italia, che costruì il suo primo aereo. Questo biplano compì il suo primo volo il 27 maggio 1910, dando vita alla società De Agostini e Caproni. Durante la Prima Guerra Mondiale i modelli proposti da Caproni fecero scalpore. Nel corso degli anni 30, Giovanni Caproni fece del marchio un gruppo industriale particolarmente importante, diversificando le proprie attività. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Giovanni Caproni venne accusato di complicità fascista, ma anche di collaborazione con il regime tedesco, e quindi oggetto di procedimento giudiziario. Ma questi furono abbandonati nel 1946. Nel dopoguerra gli stabilimenti Caproni furono devastati dai bombardamenti. L'ingegnere però non si arrese. Fu nel 1957 che cambiò tutto, con la morte di Giovanni Battista Caproni. I tributi sono comunque unanimi. La maggior parte dei grandi nomi del settore rendono omaggio a questo precursore dell'aviazione, considerato uno dei padri dell'aeronautica. Dopo il successo del suo primo aereo nel 1910, Giovanni Caproni continuò le sue ricerche nel campo dell'aeronautica. Successivamente produsse 7 biplani, dal modello CA1 al modello CA7. Alla fine degli anni 10, l'ingegnere abbandonò la formula del biplano per dedicarsi al monoplano. Il CA8 fece il suo primo volo il 13 giugno 1911. Il 12 aprile 1912, il primo passeggero a effettuare un viaggio aereo pagato si sedette a bordo di un CA12. Ma fu soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale che la ditta Caproni divenne nota. Pertanto, questo grande conflitto mette sotto i riflettori i dispositivi Caproni. L'azienda è particolarmente nota per la sua serie di bombardieri biplano e triplano, ovvero il Caproni CA-30 e il Caproni CA-40. Questi sono utilizzati da molte forze armate. Il bombardiere biplano trimotore CA-30 fu progettato nel 1913 grazie al supporto di Giulio Duhay. Quest'uomo è noto per essere l'inventore della teoria della supremazia aerea e del bombardamento strategico. All'epoca questi bombardieri erano i più utilizzati, con oltre 1100 esemplari prodotti. Di conseguenza, in questo momento, gli aerei italiani si moltiplicano nel cielo. Prendiamo esempio dello Squadrone 130, che appartiene all'aeronautica francese. È una delle rare formazioni ad essere equipaggiata con Caproni CA-33. Rappresentano una forza d'attacco significativa. Nel periodo tra le due guerre, la filiale Caproni visse giorni felici e molto prosperi. E durante la Seconda Guerra Mondiale gli stabilimenti del gruppo Caproni producevano soprattutto aerei per altre aziende italiane, ma il gruppo resta comunque in prima linea. Adesso che avete compreso un po' meglio il filo conduttore di Caproni, ci concentreremo sui modelli che hanno segnato la storia del celebre gruppo italiano. Tra il 1914 e il 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, Caproni si concentrò sullo sviluppo di bombardieri. È l'aprile del 1913 ed è in questo momento della storia di Caproni che Giulio Duhay fa la sua comparsa. La nascente aeronautica militare italiana, il Battaglione Aviatori, sta organizzando un completamento attorno ai suoi velivoli militari a Torino. All'epoca Giulio Duhay era il capo di questo esercito. Quest'ultimo considerava l'aviazione come un'arma del futuro.
Per vincere questa competizione, Duhé stava pensando di sviluppare un aereo molto più efficiente. Per questo ha unito le forze con Giovanni Caproni. Nel 1914 fu stabilita la configurazione di base dell'aereo. L'aereo sarà quindi un bitrave con tre timoni. I suoi tre motori sono tutti rotativi e raggiungono una potenza totale di 300 cavalli. Nel giugno dello stesso anno il prototipo funzionava con due motori Dion a 8 cilindri da 93-95 cv lateralmente e una Mercedes da 100 cv sulla propulsione. Il 9 novembre 1914 il prototipo Caproni fece il suo primo test con il pilota Emilio Pensati. Il 20 novembre lo stesso pilota ha effettuato il primo decollo della macchina. Successivamente raggiunse la quota di 2000 metri con un carico di 500 kg. Poi si arriva ai 600, 800 e infine 1000 kg di carico. Si raggiunge poi quota 1000 metri in soli 18 minuti. È alla fine di aprile che in Italia inizia la produzione del Caproni CA1. Questi aerei sono infine equipaggiati con motori Fiat A10 da 100 cavalli. Furono poi costruiti 1800 CA1 per l'aviazione italiana. Il 16 maggio 1916 Emilio Pensati decollò un nuovissimo velivolo, il Caproni CA2. Su questa macchina il motore centrale Fiat A10 è sostituito da un motore Isotta Fraschini IFVB da 150 cavalli. Nonostante le sue prestazioni superiori, il CA2 fu prodotto solo in 8 unità. Le autorità italiane stanno quindi valutando la produzione di velivoli equipaggiati con tre motori Isotta Fraschini IFVB. Tuttavia, lo sviluppo di questo dispositivo richiede del tempo. Fu solo nel febbraio 1917 che fu effettuato il primo ordine per 150 Caproni CA3. Nel giugno 1917 fu notificato alla Caproni un nuovo ordine per 100 velivoli. Due Caproni CA3, oltre ad un ingegnere del gruppo, vengono inviati negli Stati Uniti per supervisionare la produzione del programma americano CA5. Questo nuovo dispositivo è molto più potente e presenta alcune modifiche. Il primo prototipo decollò nel marzo del 1917. Era equipaggiato con tre motori Fiat A12 da 200 cavalli, ma incontreranno problemi ricorrenti. Il primo apparecchio di questo tipo fu consegnato all'aeronautica italiana nel luglio 1918. America e Francia espressero quindi il desiderio di acquistare un certo numero di apparecchi. Tuttavia in Italia, come negli Stati Uniti, la produzione sta ripartendo a rilento a causa di problemi tecnici. Le ditte subappaltatrici, infatti, non sono molto abituate ai metodi costruttivi di Caproni. Inoltre, le prestazioni raggiunte dal nuovo velivolo sono deludenti. Alla fine della guerra in America erano stati prodotti solo 5 CA5, prima che la costruzione venisse interrotta. Oltre a questi modelli, uno più impressionante dell'altro, l'azienda Caproni ha vissuto anche alcuni momenti salienti nel corso del suo sviluppo. Il Caproni CA60, soprannominato il Capranissimo, ha segnato la storia dell'industria aeronautica. Dopo la Prima Guerra Mondiale, questo idrovolante rappresentò il futuro dell'aeronautica. Progettato per poter trasportare 100 passeggeri, è caratterizzato da una configurazione straordinaria. È dotato di 9 ali, divise in 3 gruppi triplano successivi, e di 8 motori Liberty L12, la cui potenza unitaria ammonta a 400 cavalli. Il suo obiettivo è sostituire le navi di linea marittime con aerei sulle principali rotte di trasporto passeggeri a lunga percorrenza. Negli anni 30 la sua capacità era la più grande raggiunta da un aereo commerciale. Alla fine di gennaio del 1921 questo imponente idrovolante fu varato sul Lago Maggiore, nel nord Italia. L'unico prototipo decollò per la prima volta il 12 febbraio 1921. Le prove di galleggiamento iniziarono all'inizio di marzo. Un breve volo dimostra che il CA60 è instabile. Viene quindi caricata una zavorra, poco prima del primo vero tentativo di volo. Il 4 marzo 1921 il CA60 effettuò il suo secondo volo di prova. L'idrovolante riesce a decollare a bassa quota, ma non si stabilizza. Si tuffa direttamente nel lago prima di disintegrarsi. È la cattiva distribuzione della zavorra che provoca la caduta dell'aereo. Le riparazioni programmate non vengono mai eseguite e ciò che restava del CA60 fu addirittura distrutto da un incendio poco dopo. Il progetto venne quindi abbandonato.
E questo fallimento è amaro per Giovanni Caproni. Ma con la sua apertura alare di 30 metri e la sua lunghezza di 23,5 metri, il Caproni era troppo difficile da manovrare. Da parte sua, il Caproni Stipa è considerato l'aereo più brutto mai costruito. Soprannominata la botte gigante, pare sia l'antenato del turbojet. Nel 1932 Luigi Stipa cercò un modo per migliorare la prestazione degli aeroplani e ha inventato la tecnologia chiamata elica intubata. Concretamente, l'idea dell'ingegnere è quella di incorporare l'elica e il motore all'interno della fusoliera di un aereo. L'obiettivo è che l'elica stessa funga da ventola e migliori le prestazioni del dispositivo. Questa botte volante è stata costruita solo in un esemplare ed era tutt'altro che perfetto. Sebbene fosse silenzioso e stabile, il decollo e l'atterraggio erano molto più complicati. Aveva anche problemi di trascinamento. Tuttavia, l'idea di un'elica intubata darà origine a una tecnologia simile, che non è altro che l'ugello Cort. L'ultimo momento importante nella storia della Caproni non è altro che la triste fine della controllata. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale al gruppo mancavano i soldi. Il piccolo bimotore CA-193, che fece il suo primo volo il 13 maggio 1949, non trovò acquirenti. La fabbrica a Caproni, situata a Taliedo, chiuse definitivamente i battenti nel 1950. Per far rivivere la macchina, Giovanni Caproni decise di riconvertirsi alla produzione di motociclette e fondò la Aero Caproni. In base all'accordo con Ducati, viene registrato il marchio Capriolo nell'ambito della commercializzazione delle motociclette Caproni. Il sodalizio con la Ducati non durò però, ma ciò non impedì all'azienda di continuare il suo slancio presentando nel 1955 il Capriolo 75. Quest'ultimo ebbe un certo successo e fu prodotto fino al 1957. Successivamente i modelli si moltiplicarono, ripristinando una certa fiducia a Caproni. Dopo la chiusura dello stabilimento di Taliedo, il gruppo sta cercando di mantenere un'attività aeronautica ad Arco. Per questo il gruppo si rivolse a un giovane ingegnere di nome Stelio Frati. L'ultimo velivolo costruito con il nome Caproni fu il Caproni Vizzola C-22J. Purtroppo, all'inizio degli anni 60 in Italia, il mercato delle due ruote subì un forte calo, costringendo i produttori a riorganizzarsi. E questo segna la fine definitiva del gruppo Caproni. La filiale Caproni dominò a lungo l'industria aeronautica, soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale. Durante questo conflitto furono premiati gli aerei italiani e i modelli Caproni lasciarono il segno nella storia. Tuttavia, nonostante le riconversioni, l'azienda decadde nel tempo, fino alla chiusura definitiva negli anni 60. Fu davvero il Caproni l'inizio dell'aviazione, come la conosciamo oggi?